puntata che prenderemo anche altre cose che magari ci potranno servire poi. Però non ve le faremo vedere perché sennò capirete a che cosa serviranno. E noi vogliamo no spoiler. Ma prima di partire con il video, ragazzi, ci andremo a dare la carica utilizzando il nuovo gusto di Level Up, ovvero quello che fa parte della Cocktail Edition Swimming Pool. Mi raccomando, ragazzi, vi ricordo che se utilizzerete il codice sconto Tecnoid avrete a disposizione il 15% di sconto. Perciò mi raccomando, utilizzate il codice sconto Tecnoid se volete provare anche voi Level Up. Let's go! E ora degustiamo. Una bomba! Mi raccomando, ragazzi, correte tutti quanti a utilizzare il codice sconto Tecnoid per avere lo sconto del 15% che durerà solamente fino alla fine di questo mese per provare Level Up, l'energy drink fatto dai gamer per i gamer. E vlog per il map, benvenuti in questo video come sempre su Tecnoid e siamo ritornati, ragazzi, in un nuovissimo vlog nella stream house. Oggi, ragazzi, sono in camera mia perché oggi è arrivato finalmente il momento di modificare di nuovo il mio setup e soprattutto l'apparenza, no, come si dice, l'aspetto della mia camera. Come vedete qua con me, ragazzi, c'è Splito e poi di là, ragazzi, sul letto, ragazzi, c'è il mitico Sissio che sta a vedere Rick e Morty. Detto ciò, ragazzi, oggi quello che voglio fare è installare questi pannelli che ho comprato, ok? Vedete che ho comprato dei pannelli 3D che li voglio mettere su tutta quanta questa parete, ok? In modo da abbellire il tutto quanto e renderla più professionale possibile, ok? Cioè, semplicemente per renderla più figa. Come vedete, questo al momento è l'aspetto del muro e di là abbiamo messo un LED, poi c'ho il LED sotto. Vabbè, poi un giorno, ragazzi, appena è tutto quanto pronto, appena è tutto quanto fatto e fissato, vi vorrei fare anche un video soprattutto per farvi vedere come era la postazione prima e come è diventato. Oppure magari vi faccio semplicemente un video tour di quella che è la postazione. Questi sono i pannelli che ho comprato. Se li volete, ragazzi, vi metto sotto in descrizione su Amazon il link. E pagano niente, per farli vedere. Pagano, si vede. No. Allora, vabbè, ma se qualcuno è lì che li vuol prendere. Prendete esempio da Tecnoid. Questa, ragazzi, è la postazione. Alzati, Splito, così faccio vedere com'è adesso al momento il muro e tutto. No, alzati. Questa al momento è la postazione, poi presto vedremo come diventerà. Prima di tutto, ragazzi, per cercare di non rovinare il muro, perciò adesso magari vi sto dando questi consigli se volete anche voi modificare alcune cose. Per non rovinare il muro non andremo a mettere i pannelli direttamente sul muro, ma semplicemente prima metteremo dello scotch, ok? Dello scotch di carta. E poi dopo andremo a prendere il biadesivo e lo metteremo sui pannelli e cercheremo di fissarli, in modo che se un giorno poi magari mi stanco dei pannelli e li voglio andare a togliere, quando li tolgo non viene giù via anche il muro, ok? Perciò questi sono dei piccoli trick che potete anche usare per quando magari mettete i pannelli fonoassorbenti, ok? In modo che non stacchino il muro, perché ho visto che tante persone, compreso me, incollano i pannelli fonoassorbenti e poi dopo, quando li devono andare a togliere, il muro, regà, viene via ed è tutto un casino. Perciò adesso la prima cosa che dovremo andare a fare è quella di andare a comprare il biadesivo, perché al momento il biadesivo l'abbiamo finito. Certo. Oggi crolla il muro. Ma non è vero. Vabbè, regà, non hanno fiducia in me. Scrivetemi qui sotto nei commenti se voi avete invece fiducia nel lavoro che stiamo andando a fare. E scrivetemi qui sotto nei commenti secondo voi come verrà. Perché adesso, nel mentre, let's go, ci vestiamo, andiamo subito fuori e andiamo a prendere quelli che sarà il biadesivo per... Eccoci qua, ragazzi, siamo appena tornati. Abbiamo preso tutto il biadesivo. Tra l'altro ho preso 4 rotoli in modo da magari non finirlo ed essere sicuro di poter iniziare. Adesso quello che andremo a faremo è spostare questa intera postazione così. Perciò intanto qua ho i miei schiavi personali che stanno per iniziare. Eccoli qua. No, ragazzi, guardate che dovete venire a darmi una mano, eh. Ma non credo! C'è Netflix! No, 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 no. Ma perché sembra me? Perché non ti sembra me? No, 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 no. Ah. Ah. 3 hours later. Adesso ti faccio vedere il trick. Allora, apri il cassetto, ok, così puoi prendere il primo, ok, alza, capito? Occhio al piede, oh. Così possiamo muovere, piano, 3, 2, 1, vai. Oh, aspetta, bro, facciamo zanzara. Vai, zanzara. Vai, mio turno. Ok, alzo io, comunque devi alzare, alza, sì. Così. Basta così, eh. Ai! Ai!
Ragazzi, ci vediamo tra poco quando cominciamo già a mettere le cose. E questo, ragazzi, è il punto a cui siamo arrivati, con tutti all'opera. Cateli, che anche lei sta spucciando il biadesivo. No, assolutamente no. Guardate come sta avvenendo, ragazzi. Spettacolo. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate. Tra poco faccio vedere un'altra clip quando ci sarà anche la seconda striscia. 3 ore dopo, ragazzi, questo è il risultato finale. Ecco come è venuto. Ovviamente la parte in basso uno non la faccio perché ci stanno i cavi. E due, cioè non è che ci stanno i cavi, però è la parte bassa dove solitamente si aggrovigliano tutti i cavi. Perciò non ho manco voglia di ritagliarli tutti, perché già ho fatto delle prove per alcuni che li ho ritagliati per farci stare appunto le prese elettriche. Una è là e una è di là. Raga, il risultato finale è questo, però adesso andiamo a spostare la scrivania e poi facciamo tutto. Vai, dai, ci sei? Ok. Oh, Sbrito, ti è staccato un pezzo di scrivania. No, sono serio. No, è vero, è vero. È vero, no, fratello. Non è che non è mio. Un pezzo di scrivania sul serio. Però vabbè, dai, capirai. Cioè, un pezzettino, cioè. Vai, sei pronto? Sì. Capirai. Pronti? Un pezzettino. Partenza. Vai, prima tu. Prima io. Ricordati di spostare con i piedi anche i cavi, Attenzione che me lo tiri tutto questo che cade il modem. E fai un po' di suono, dai, non fai il serio. Madonna. Dai, si muove, dai. Campo. E non c'è. Vai a prenderlo da lì. Eh? Uomo, uomino. Meno uomino. Ecco. Vai, Sbrito. Vai, Clito. Sbrito. Vai, uomo, vai, uomo. Vuoi vedere la mia potenza vera? Non faccio un po'. Le dita a te non fanno male. Oh, però! Ora, senti. Guarda adesso, non faccio un verso. Vai. No, vabbè, fratello, troppo duro. Sì, però ti avevo detto di non metterla proprio fin là. Non è un problema. È play. Ascensore sei. Vai. Mamma mia, ragazzi, questo uomo. Ma il punto è che tu c'hai anche il computer di là. Oh, stai qui, amore. Ah, ecco perché, porca miseria, mica 20 kg in più di qua. Vieni qui, qual è il problema? Vai. Non lo dovevamo fare da 20 anni così. Qual è il problema? Non ci avevi pensato. Vai. Qual è il problema? Adesso guarda che non la muove. Vai di là. Però vero che fa. E questo, ragazzi, è il risultato finale. Mi raccomando, scriveteci qui sotto nei commenti se vi piace che cosa abbiamo creato, cioè che cosa siamo andati a montare. È una cavolata, però cosa già siamo? Questo non hai fatto niente, mi ha fatto solo un'idea. Vabbè, ecco, come sempre, ragazzi, devono sempre mentire per farmi passare come il dittatore che ovviamente li ha sfruttati, ma non è assolutamente così. Detto ciò, ragazzi, mi raccomando, lasciate un like, scrivetemi qui sotto nei commenti se vi piacciono i nuovi pannelli che abbiamo appeso. Come sempre vi lascio qui sotto in descrizione il link se li volete comprare. E niente, io ringrazio tutti quanti e ci vediamo in un nuovissimo vlog nella stream house. Mamma mia, regà, ma qua c'è un casino. Oddio. C'è un casino pazzesco, adesso a riordinare sta roba. Anche ci pensa Sbrito. No, guarda qui, è sporcato. Aspetta.